Vi ricordate quando da piccoli mamma ci raccontava la fiaba della cicala e della formica? Ecco, noi oggi prenderemo esempio dalla formica che, se vi ricordate, lavorava d'estate, quindi si rimboccava le maniche per mettere da parte le provviste per l'inverno. Infatti mi è stato regalato un cesto meraviglioso di uva senza semi, come questo, e ho pensato di conservarne una parte e preparare insieme a voi l'uva sciroppata. Sciroppiamola insieme! Per preparare l'uva sciroppata sono necessari 1 litro di acqua, mezzo chilo di zucchero, con i quali prepareremo lo sciroppo. Poi utilizzeremo uva senza semi, circa 1 chilo, e qualche goccia di succo di limone, preferibilmente non trattato. Per prima cosa abbiamo versato in una casseruola tutto lo zucchero e l'acqua. L'abbiamo scaldata e la stiamo portando ad ebollizione. Continuiamo a mescolare con il mestolo di legno in modo che lo zucchero si sciolga perfettamente. Con questo faremo lo sciroppo. Ecco, io vi ho dato prima delle dosi piuttosto approssimative perché dipende sempre dalla quantità di uva che avete. Ciò che è importante comunque è la quantità di zucchero e di acqua per fare lo sciroppo. Quindi uno sciroppo in generale viene preparato con una parte di zucchero e due parti di acqua. Abbiamo dunque preparato lo sciroppo e lo abbiamo fatto completamente raffreddare, prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero, e questo è il risultato. Nel frattempo abbiamo messo a bollire i nostri vasetti, che abbiamo quindi sterilizzati. Ci muniamo di una pinza e anche di una spugnetta, magari inumidita, ci aiutiamo così per rimuoverli dall'acqua. Chiaramente abbiamo sterilizzato anche i tappi, ok? Successivamente andremo a riempirli con l'uva. Quindi questa è la prima sterilizzazione, perché in tutto, per la preparazione dell'uva sciroppata, andremo a fare due tipi di sterilizzazioni. Procedere adesso. Abbiamo aspettato alcuni istanti per riuscire anche a toccare i nostri vasetti e abbiamo già cominciato a riempirli con l'uva che abbiamo precedentemente lavato perfettamente. Uno è scappato, ok. Ecco, attenzione, non riempite eccessivamente, quindi tenete sempre circa 1,5 cm dal bordo superiore. Adesso aggiungiamo qualche goccia di succo di limone che previene l'ossidazione su tutti i vasetti. Io vi ho fatto vedere solo 3 vasetti, però chiaramente potete farne quanti desiderate. Benissimo così, un altro po' qui. E ora con lo sciroppo che cosa si fa? Si va a riempire ogni vasetto. Così, e poi si tappa. Si procede quindi così con tutti i nostri vasi. Adesso procediamo con la sterilizzazione dei nostri barattoli. Come fare? Mettiamo un canovaccio all'interno di una casseruola capiente e poi ci mettiamo dentro i vasetti, cercando di evitare il contatto diretto, perché altrimenti bollendo si rischia di far rompere il vetro, solo questo è il motivo. Dobbiamo per forza fare anche questa sterilizzazione per ottenere un prodotto ottimale, perché il liquido non era alla stessa temperatura del vetro quando l'abbiamo riempito, quindi serve appunto questa seconda sterilizzazione. Riempiamo con l'acqua. I vasetti devono essere completamente coperti con l'acqua. E ora li possiamo far bollire. Calcoliamo 20 minuti dal momento dell'ebollizione. Poi spegniamo il fuoco e li facciamo raffreddare nel liquido di cottura. Un accorgimento importante: trascorsi i 20 minuti di bollitura,
Abbiamo detto prima che bisogna lasciare raffreddare i vasetti all'interno del liquido, però c'è un problema perché l'uvetta tende, con il calore tende a perdere la sua naturale croccantezza, quindi come fare per mantenere la croccantezza ed evitare che l'uvetta diventi floscia? Allora, dobbiamo velocizzare il processo di raffreddamento. Come fare? E perché i vasetti devono comunque rimanere sempre all'interno del liquido di sterilizzazione. Noi mettiamo la pentola all'interno del lavello, abbiamo già fatto scorrere un po' di acqua fredda, potete anche mettere acqua e ghiaccio se volete, quindi andate proprio a fare questa operazione e cambiate l'acqua di tanto in tanto. In questo modo vedrete che si sterilizzano perfettamente e l'uva riuscirà a mantenere la propria croccantezza naturale. E questa deliziosa uva sciroppata è pronta per impreziosire le vostre macedonie invernali con frutta sempre fresca e in perfetto stato. Vedrete che i vostri bambini ne andranno pazzi. Pensate che mio nipote Joelle di 2 anni e mezzo, che come la maggior parte dei bambini non ama i semi della frutta, impazzisce per quest'uva sciroppata. Provate anche voi e sentirete che differenza rispetto alla classica uva sciroppata preconfezionata.